Il segretario della Lega Nord, nonché neogovernatore della Lombardia Roberto Maroni, ha incontrato oggi a Venezia il presidente del Veneto Luca Zaia, un incontro organizzato all'ultimo minuto ma in cui si è già parlato di operatività, confermando la solidità dei rapporti e del grande progetto della macroregione, ha detto Zaia. È il territorio, infatti, prima che il Parlamento, la base da cui partire per affrontare le problematiche riguardanti il Nord, dal patto di stabilità alle infrastrutture fino all'Expo, ha ricordato il segretario Maroni, per il quale l'asse su cui ragionare non è quello fra destra e sinistra, ma fra nord e sud, coinvolgendo tutti gli amministratori locali a prescindere dal colore politico. Tra i temi al centro dell'incontro fra i due governatori, le strutture economiche e i relativi strumenti a disposizione, soprattutto finanziarie da rifinanziare, come la cassa integrazione in deroga, per il quale ieri il ministro Fornero mi ha detto che non ci sono più fondi, mentre ad esempio in Lombardia le risorse per il 2013 sono già finite nei primi due mesi, ha sottolineato Maroni. Riguardo poi il capitolo mobilità ed infrastrutture, il leader della Lega ha detto che devono essere degne delle dimensioni politiche, economiche e geografiche della più grande regione d'Europa. Da qui l'impegno a coordinare meglio le iniziative per completare opere infrastrutturali da Torino a Trieste. Altra battaglia di civiltà da proseguire a sostegno dei comuni riguarda il patto di stabilità. In proposito, il neogovernatore lombardo ha annunciato che non appena sarà insediato promuoverà l'azione comune a Roma per convincere o costringere l'attuale o il futuro governo, se ci sarà, a modificare il patto di stabilità. Noi crediamo nelle battaglie giuste e guardiamo sempre avanti, ha aggiunto Maroni, facendo presente le sfide importanti da affrontare, come la creazione del coordinamento delle regioni del nord, la costruzione della macroregione, dare risposte concrete e vincere le prossime amministrative. Il punto di partenza è che la Lega Nord è immortale e non sparirà, ma bisogna tener conto anche di cambiamenti della realtà e capire dunque come recuperare quel voto in parte andato al movimento di Grillo. La Lega è l'unico partito in grado di interpretare modernità e complessità. In questo quadro l'esperienza delle liste civiche, come a Verona e nelle recenti elezioni lombarde con la lista Maroni presidente, non è una contraddizione, ma una novità positiva da portare avanti. In linea con quanto deciso dal Congresso federale, infatti, il punto di riferimento deve essere quello di allargare il consenso al nord, ha ribadito Maroni, che oggi ha anche reso noto i nomi dei capigruppo del Carroccio alla Camera e al Senato, rispettivamente Giancarlo Giorgetti e Massimo Bitonci. Thank you.